Maxi Riquez, l'unico non italiano, quasi, ad aver vinto una tappa al Giro di Turchia. Complimenti. Grazie, veramente molto contento. E i ragazzi hanno fatto un bel lavoro, ci hanno creduto in me oggi che stavo abbastanza bene, abbiamo fatto penso un bel treno, anche ieri abbiamo fatto un bel treno e niente, oggi alla fine ce l'ho fatta. Adesso ti prendi un po' di riposo, giustamente un po' che corri per dopo pensare al giro, no? Sì, faccio una settimana di scarico tranquillo a casa perché ormai abbiamo già fatto 15 giorni di corsa, di fila, niente, riposo la prima settimana e poi continuo a fare dei lavori per arrivare bene al giro. Certo, mi racconti un po' la volata, la dinamica della volata appunto. Niente, Savini è partito al chilometro e mezzo, partito molto forte, no? Poi è partito Priamo e con una ruota dall'Antonia. Quando è partito dall'Antonia ho lasciato entrare a quello dell'Astana perché eravamo un po' lontani, no? E niente, ho visto che il gruppo stava salendo ai 300 metri, allora sono partito un po' lungo. Più o meno 220 metri, niente dai, sono riuscito a tenere la rimonta di quello che è arrivato secondo per fortuna. Adesso c'è anche un bel entusiasmo insomma nella squadra, questa trasferta è andata veramente, veramente bene, quindi vi trovate in una situazione anche per il giro che può essere favorevole anche dal punto di vista emotivo, no? Sì, è andata meglio di quello che ci aspettavamo, no? Abbiamo vinto 4 tappe e 3 secondi posti. E niente, dai, la morale è molto alta, speriamo di fare bene al giro che è per la corsa che ci stiamo preparando. Certo, in bocca al lupo allora per il giro e complimenti per questa vittoria di oggi. Crepi, grazie. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45.